Orecost 2018, siamo a Sorrento, siamo in compagnia di Luigi Vitiello, il presidente regionale dell'Unione Cuochi Italiana, che intanto salutiamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Al quale io desidero chiedere, Luigi, spieghiamo loro perché tu sei qui oggi. Diciamo che questa è, diciamo, la quinta edizione a cui siamo, cioè siamo, noi siamo legati a questo evento con Orecost per la valorizzazione un po' della figura professionale del cuoco, in quanto organizziamo un concorso regionale di cucina e praticamente cerchiamo di essere vicino un po' anche alle aziende, in quanto sappiamo benissimo che un cuoco deve conoscere bene i prodotti, e quindi questi sono gli eventi importanti dove si riesce, diciamo, ad avere un confronto anche con le aziende in modo tale che poi si possano utilizzare i prodotti nel migliore dei modi, perché partiamo dalla conoscenza del prodotto e dopodiché passiamo anche alla sua, diciamo, rielaborazione, alla sua cottura e alla sua valorizzazione delle ricette. Certamente, e perché altrimenti se non c'è la conoscenza non si può parlare di, diciamo, né di cottura né di preparazione né di cucina. E proprio nel convegno che abbiamo fatto stamattina abbiamo posto in essere proprio questa problematica, fra virgolette, in quanto il cuoco non è più la persona che cucina solamente, ma è la persona che deve essere attento alla conoscenza, e dopo la conoscenza deve passare subito alla valorizzazione, perché in giro si sentono sempre tantissime cose, che il cuoco è una figura importante, per oggi quasi nel 2020 siamo arrivati a un punto dove veramente la preparazione professionale di uno chef, di un cuoco, deve essere a 360 gradi, e quindi oltre all'aspetto gastronomico culinario ci deve essere anche l'aspetto culturale, che tende, diciamo, anche a valorizzare il territorio, inteso sia proprio provinciale ma anche il territorio nazionale e anche internazionale. Luigi, tu insegni all'Istituto Alberghiero e hai tra i tuoi adepti le nuove generazioni. Qual è, a tuo parere, dall'alto della tua età, che voglio dire ha già visto qualche generazione fare un passaggio successivo, poi diventando cuochi, diventando ancora più qualificati e andando a lavorare in strutture che hanno magnificato le loro proprietà, la loro formazione. Qual è il tuo parere sulle nuove generazioni che oggi intraprendono questo percorso? Diciamo, il mio punto di vista è molto molto positivo, soprattutto per quanto riguarda i giovani, in quanto sappiamo benissimo che c'è stata un'evoluzione in tutti i settori, e anche per quanto riguarda la formazione e l'evoluzione del lavoro. Oggi, per dirvi, io sono totalmente a favore dei giovani, in quanto anche nel nostro settore c'è stata una forte evoluzione che ha portato anche i giovani ad essere dei grandi professionisti. Mi spiego, fino a qualche tempo fa la figura dello chef era legata soprattutto all'esperienza legata agli anni. Oggi questo, diciamo, è un po' venuto meno, in quanto i mezzi di formazione, di informazione, di esperienza sono molto più veloci. Possiamo tranquillamente trovare uno chef anche a 25, 26, 27 anni bravo all'interno di una struttura, in quanto quando una persona pone le basi sulla sua formazione concreta è un professionista a tutti gli effetti. Uno, perché abbiamo la parte istituzionale, la parte che riguarda proprio la formazione degli studi attraverso gli istituti alberghieri, ma anche le università, che danno tantissimo, collegata all'esperienza lavorativa. Con i mezzi che abbiamo a disposizione il ragazzo veramente può raggiungere degli obiettivi importantissimi anche nel giro di poco tempo. Lo dicevo prima nel convegno stamattina, purtroppo quell'idea legata solo alla formazione lavorativa è decaduta. Oggi i mezzi veramente ci consentono di arrivare a degli obiettivi con competenze e capacità professionali molto molto importanti, e di questo ne dobbiamo prendere atto. E questo è un appello che rivolgo anche ai colleghi un po' più, diciamo, anziani, un poco più legati a un discorso legato solo al mondo del lavoro, in quanto dobbiamo prendere atto che veramente una persona che vuole imparare
e lo fa seriamente, può raggiungere gli obiettivi anche in età molto giovane. Diciamo che la tecnologia viene incontro alle nuove generazioni che sanno bene come utilizzarla, perché ormai parliamo di nativi digitali o quasi, e mette i giovani che escono dagli istituti alberghieri nelle condizioni di sapere di più e in modo molto più rapido, molto più veloce rispetto a chi ha fatto lo stesso percorso anche solo 25 anni fa. Sì, sicuramente. Il ragazzo che frequenta la scuola oggi è agevolato, anche perché per quanto riguarda la parte tecnica ha una preparazione sicuramente mirata, anzi anche nel mondo scolastico abbiamo avuto una forte evoluzione che ci porta a lavorare non più con le vecchie programmazioni ma con le UDA, unità didattiche di apprendimento, quindi possiamo fare una programmazione più legata al territorio, possiamo investire il ragazzo con dei saperi legati molto più al territorio. Mi spiego, un ragazzo che conosce bene il prodotto del proprio territorio, prendiamo la Campania, un ragazzo che inizia a utilizzare i propri menù, prodotti come la cipolla ramata di Montoro, il cipollotto dell'agronocerino sarnese, il pomodorino del Piendolo e tanti altri prodotti per citarne tanti, diventa anche un veicolo di ricchezza per il territorio, perché nel momento in cui va a fare lo chef fuori regione, parliamo già a livello nazionale, e diventa il suo background. Eh sì, e porta anche il prodotto, in quanto nel suo menu inizia a inserire i prodotti del proprio territorio e diventa ricchezza. Quindi noi dobbiamo prendere atto. Per quanto riguarda il discorso scolastico, sono da anni, anche se a volte è un po' ripetitivo, noi dobbiamo prendere atto che un ragazzo che esce dalla scuola sicuramente non è un cuoco, è un ragazzo che ha avuto una formazione tecnica soprattutto e anche legata a un minimo di esperienza, che ha bisogno di una formazione concreta nel mondo del lavoro. Quindi anche molte volte gli imprenditori nel mondo del lavoro si cercano persone, ragazzi che vogliono, dice c'è un ragazzo da mettere, ma un ragazzo appena uscito dalla scuola non ha ancora le capacità, le competenze per stare da solo. Quindi è come, io porto sempre l'esempio della ragioneria, un ragazzo che si diploma al quinto anno in ragioneria, nessun imprenditore gli affida una contabilità di 1 milione di euro, 10 milioni di euro, in quanto sappiamo benissimo che sono delle responsabilità importanti. Non vedo perché ancora oggi ci si aspetta che degli istituti alberghieri escano dei cuochi già formati, quando poi non lo sono mai usciti. Noi veniamo dal vecchio ordinamento, ma ci siamo formati con la formazione sul campo, nel campo del lavoro, affiancati ai professionisti, partecipando a attività come quella di oggi, alla formazione. Oggi le aziende mettono a disposizione i prodotti e anche la formazione per l'utilizzo dei prodotti e delle attrezzature, quindi è molto più semplice, a differenza di una volta dove si acquistava il prodotto, al limite si teneva in cucina e molte volte non si apriva nemmeno, perché al limite era stato acquistato così. Oggi è fondamentale l'acquisto, ma allo stesso tempo, prima di acquistare, dobbiamo capire perché lo acquistiamo. Grazie Luigi Vitiello, di formazione parleremo prossimamente proprio attraverso le pagine di orecanews.it e forse con qualche piccola formativa su orecatv.it. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. E noi continuiamo, perché è il momento di mostrarvi altre interviste con altri player qui a Orecost quinta edizione.